Dal canto, intanto complimenti per i tre punti perché sempre, sorride sempre la squadra che vince. Avete punito il Pescara nel primo vostro vero tentativo, siete stati bravi poi a soffrire soprattutto ad inizio primo tempo e ad inizio secondo tempo, è d'accordo? Sì, sì, hanno premuto un po' di più forse all'inizio del secondo tempo, dove noi ci siamo un po' abbassati, un po' perché siamo andati in vantaggio e ultimamente non facciamo grandi risultati, quindi la vittoria diventava... non dico indispensabile, però importante oggi. È normale che ai giocatori ogni tanto gli viene il braccino corto. Che partita è stata dal punto di vista tattico? Dove siete stati bravi? Ma sappiamo quali sono le caratteristiche di Zeman. Alle volte ci schiaccia lui, alle volte abbiamo la possibilità di ripartire noi. A squadra, la partita penso sia stata comunque in equilibrio. Non ho visto insomma picchi da una parte o dall'altra, ogni tanto hanno marcato un po' più il gioco loro, siamo stati bravi secondo me alle volte ad andare a trovare dei buchi dove ce l'hanno lasciati, alle volte abbiamo dovuto contenere perché sono bravi. Se chiaramente coi secco e ma non si va da nessuna parte, la palla di Aloy prende il palo interno ed esce, la palla di Panico prende il palo interno ed entra, gli episodi contano nel calcio? Contano solo gli episodi nel calcio. Per chiudere faccio la stessa domanda che ho fatto a Panico poco fa, poi magari c'è una domanda anche da Massimo Profeta in studio. Lei ha affrontato il Cesena la scorsa settimana, oggi il Pescara. Pescara era partito con l'obiettivo di essere lì e Zeman vuole comunque provarci. Differenze tra le due squadre? Ma sono due tipologie di calcio totalmente diverse. Noi a Cesena abbiamo fatto forse la nostra partita migliore in stagione e abbiamo persa. Oggi è stata una partita molto più difficile e l'abbiamo vinta perché, come ti ho detto prima, sono solo gli episodi che fanno la differenza, o quando li concretizzi gli episodi. Sono, penso, tutte squadre che se la giocheranno fino a poche giornate dalla fine. Una domanda da studio di Massimo Profeta e salutiamo il tecnico della Carrarese. Massimo. No, gli volevo ricordare dal canto, lo 0-6 col Padova, sarei troppo brutale, no? È stato comunque cancellato. No? Oggi si può fare, Massimo, sì, dai, oggi è contento. Esatto, a distanza di tanti anni, ma è solo per sorridere, ci mancherebbe. Allora, per sorridere, visto che ha vinto, si può fare. Massimo da studio, Massimo Profeta, voleva ricordare un po' quel 6-0 di Padova Pescara, di Immobile, Insigne, Verrà. L'ho già ricordato pure in sala stampa. Ma abbiamo preso una rimbussata grossa quell'anno lì. È stata forse una partita a spartiacque anche per il nostro finale di stagione, perché poi alla fine da lì in poi siamo mancavano 8 giornate alla fine, me lo ricordo abbastanza bene. Siamo andati calando e abbiamo perso la possibilità di finire il campionato da protagonisti come invece avremmo dovuto fare. Quando si prendono quelle batoste lì contro di lui, purtroppo succede spesso, non soltanto a me, a parecchie squadre, di prendere qualche goleada, perché è il tipo di gioco suo che porta a questo, alle volte ci va bene, alle volte no. Non mi faccia brutto dal canto, non mi fate brutto neanche da casa, ma l'allenatore è lo stesso, Zeman. Tra quel Pescara e questo Pescara, troppe differenze. Non mi fate brutto? No, ma poi nel calcio contano i giocatori, al di là di quello che facciamo noi allenatori, insomma, annoverava giocatori che hanno fatto 7-8 anni di nazionale, quindi... L'hanno fatti dopo. No, beh, ma quando li alleni, io pure ho allenato il Sharawi, che non era ancora le Sharawi del Milan, però ci è diventato pochi mesi dopo. Quando alleni dei calciatori che dopo hanno quelle carriere lì, nel momento in cui li alleni, chiaro che è stato bravo lui magari a migliorarli, ad aiutarli a crescere, però proprio il giocatore fa la differenza. In questo Pescara ci può essere qualche giocatore, magari non che farà il Paris Saint-Germain tanti anni, ma che può fare... Ma quello non si sa mai, insomma, se quando c'era Verratti avessero detto che avesse giocato 10 anni al Paris Saint-Germain, penso che nessuno l'avrebbe pronosticato. Oggi comunque sono tutti giovani di grande prospettiva, quanto... Me ne dica grande... uno, dai, me ne dica uno che le piace del Pescara. Ma Merola è bravo, Cangiano è bravo, Accornero è bravo, Squizzato è bravo, Tunjov è bravo, sono tutti buoni giocatori, sono tutti giocatori di grande qualità. Quando c'è grande qualità e hanno buona lena nel lavoro, io penso che il futuro possa essere solo loro. Quanto grande sarà dipenderà da loro.